Abbiamo iniziato ieri un nuovo avvento, l'avvento 2021, questo tempo di avvento, in questo tempo di vita che condividiamo tra paure e speranze. La parola di Dio ci guida sempre. Il Vangelo che ieri è stato proclamato e che in questa settimana, insieme con altri sacerdoti della diocesi, come semineremo frase per frase, giorno per giorno, inizia così. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E continua il testo annunciando dunque una rivelazione finale, i segni della venuta di colui che raccoglierà la storia e la porterà a compimento. Possono essere immagini che ci spaventano e che in qualche modo corrispondono al peggio della storia umana, o del degrado della natura, o della fragilità di cui siamo a volte causa gli uni per gli altri. Ma il tempo di avvento davvero porta nelle nostre case, nei nostri cuori, le ragioni più profonde della speranza. Vorrei anticipare la battuta conclusiva allora di questo brano. Abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo è Lui. È quel bambino, umanissimo, piccolo, tenero, ma che consegna al mondo la presenza del Dio giusto e misericordioso, rivela il Padre, mette in cammino l'umanità verso la sua dimora eterna. È il principe della pace, colui che nel Natale celebriamo e nella Pasqua porta a compimento la sua missione. Dunque non possiamo avere paura, ma possiamo anzi vegliare con desiderio, con gioia, come una mamma attende la nascita del figlio, come una famiglia lo vede crescere giorno dopo giorno, come un'umanità intera accoglie con stupore un Dio fatto bambino, del quale dobbiamo prenderci cura con libertà e responsabilità, perché dipende anche da noi ciò che accadrà alla fine dei tempi.